Il gruppo BCS a Fiera Agricola di Verona presenta in anteprima la nuova serie di trattori specializzati K105. È una novità assoluta nel settore degli specializzati. La serie K105 è caratterizzata soprattutto dal nuovo motore Common Rail emissionato in fase 3B, quindi già rispettoso delle severe normative in fase di emissioni di gas nocivi in atmosfera. Altre caratteristiche innovative della serie K105 è il nuovo cruscotto con strumentazione digitale caratterizzata da un display multifunzione a colori dove l'operatore può avere sotto controllo in modo assolutamente precisa tutte le funzioni della macchina, velocità di avanzamento, velocità di rotazione della presa di forza, velocità dei giri motori e tutte le spie di alert della diagnostica della macchina. Abbiamo il piacere, Fiera Agricola, di presentare la serie 3006 con il nuovo look, quindi ristilizzata, con i nuovi interni cabina e nuovi contenuti tecnici che si sposano con l'affidabilità già conosciuta per quanto riguarda anche la motorizzazione del nostro motore Acqua Power. Noi abbiamo scelto Fiera Agricola per l'area degli specializzati in quanto intendiamo promuovere ed essere sempre più presenti in questo segmento di mercato. Faremo attività mirate proprio per questo tipo di prodotto, che è un prodotto storico per il marchio MF. È storico ed è la base anche di lavoro per i nostri concessionari. Oggi vi vorrei presentare il trattore che ha vinto il Best Specialized 2016, trattore dell'anno, che è il nostro Forteto S con il sistema Active Drive. La macchina è dotata di un sistema che non è un ponte sospeso, ma è un sistema di sospensione intelligente che ha visto coinvolto l'ingegnerizzazione di tutta la parte anteriore del trattore con un sistema che di solito è utilizzato nei trattori da 300 cavalli. Abbiamo completamente separato la parte anteriore destra e la parte anteriore sinistra, quindi abbiamo una sospensione completamente indipendente destra e sinistra. Come vedete dalle immagini, nel superamento di un dosso si alza solo la ruota senza comportare un innalzamento del cofano della parte anteriore del trattore, e questo ci garantisce sicuramente la massima aderenza anche nei declivi longitudinali. Tutto questo per quanto riguarda il rispetto del vigneto si traduce in minor compattamento del terreno. Voi sapete che il trattore scarica tutte le sue masse, tutte le sue forze sui talloni, sui ramponi delle ruote, queste passano vicino alle radici. Un minor compattamento delle masse e delle radici permette sicuramente una migliore crescita della pianta. Questo sistema l'abbiamo proposto su tutte le macchine strette, quindi tutta la gamma S e V, ed è disponibile da 80 a 110 cavalli. In questa occasione abbiamo presentato il nostro nuovo modello Tony, in questa versione TR 9800, finalmente pronto alla consegna, che è il massimo in questo momento nel settore dei trattori compatti. È un trattore intelligente, dotato di un'alta percentuale di controlli elettronici che lo rende molto simile alle autovetture che normalmente siamo abituati a guidare. In questo caso il trattore riesce a capire, una volta naturalmente impostato, a capire la natura del terreno, le pendenze, la quantità di fertilizzante o di pesticidi che si vogliono mettere e di conseguenza basta semplicemente sedersi e guidarlo. Dico a tutti che è l'unico trattore che un ignorante contadino come me riesce a guidare. Questa è stata l'occasione per il gruppo Argo Tractors, che si presenta con i propri marchi Landini, McCormick e Valpadana, per introdurre in anteprima mondiale quelle che sono tre novità. Parlo di due prodotti in particolare, la serie Mistral e Tecnofar, che vengono rinnovate e sostituite da due nuovi trattori. Partiamo dalla serie Mistral, che viene sostituita dalle serie 2, in questo caso quindi raddoppiamo l'offerta, una serie 2 in dimensioni standard e una serie 2 invece ribassata, quindi a parità di gommatura posteriore 10 cm più bassa. Perché? Questo perché naturalmente ci permette di ottimizzare questa tipologia di trattore per le colture specialistiche. Stiamo parlando di trattori molto compatti, potenze che vanno dai 35 fino ai 55 cavalli, declinate in tre modelli. Quindi la serie Mistral viene sostituita dalle nuove, in anteprima mondiale qui a Verona, serie 2.
Parliamo poi invece di Tecnofarm. Tecnofarm, un trattore che ha conosciuto molta importanza soprattutto sul mercato italiano e che viene sostituito in questo caso da una nuova famiglia prodotto che si trova alle mie spalle, la serie 4D. Trattasi di un trattore 100% made in Italy, così come le serie 2, e in particolare in questo caso anche la trasmissione stessa è realizzata negli stabilimenti di fabbrico. L'Ovo Larbos, proprio a Fiera Agricola, dimostra di partire concretamente con un progetto legato a Goldoni, quindi a un marchio legatissimo a Fiera Agricola, in particolare alle macchine specialistiche da frutteto e da vigneto. La cosa importante per noi è la presentazione del Q110, che è per Goldoni il trattore del futuro, equipaggiato con i motori, con i nuovi livelli di emissionamento, quindi con l'Euro 3B, ed è una macchina interessante dal punto di vista delle specifiche, delle dimensioni, proprio in virtù del fatto che è già equipaggiata del motore Euro 3B. Poi c'è il prodotto Arbos per la prima volta in Italia, il 130 cavalli della serie 5000, e poi tutta la gamma di Mattermark, incluso il nuovo sprayer, che è un'estensione della gamma di seminatrici ai sistemi di erogazione. Siamo qui a Fiera Agricola per presentare un po' quelle che sono le novità nel campo delle macchine specializzate. E incominciamo dal nuovo TD4F. È una macchina rinnovata non solo nell'estetica ma anche nelle sue caratteristiche, funzionalità e soprattutto nell'ergonomia, a partire dalla seduta, molto più confortevole, così come l'ergonomia dei comandi e soprattutto della disposizione della parte posteriore, partendo dal sollevatore fino ad arrivare ai distributori idraulici. Un'altra novità che presentiamo in questa fiera è la nuova gamma dei trattori boomer, trattori compatti che vanno per ora dai 30 ai 50 cavalli, ma quest'anno la gamma verrà ampliata con macchine che da 20-25 cavalli, con trasmissioni non solo meccaniche ma anche idrostatiche e una nuova versione cabinata che vedremo dalla primavera, quindi dai mesi di aprile e poi maggio. Un'altra macchina per noi molto importante, quella che vedete alle mie spalle, ed è il TK dotato di cingolo Smart Trax. Smart Trax è un cingolo in gomma che come primo vantaggio è quello che permette la circolazione su strada. Ovviamente è una macchina che per la velocità di trasferimento limitato non è una macchina che si presta a fare trasporto. Il vero beneficio del cingolo in gomma è la possibilità di andare a ridurre vibrazioni e rumori. In questa edizione di Fiera Agricola siamo presenti esclusivamente nei padiglioni dedicati agli specializzati. È stata una decisione un po' particolare, ma vogliamo dare un focus speciale a questo segmento di mercato dove riteniamo di avere dei prodotti eccellenti e pertanto siamo presenti con tutta la gamma di frutteti specializzati con le diverse carreggiate, quindi nelle versioni vigneto stretto, trattore stretto intermedio e un trattore frutteto. All'interno della gamma abbiamo macchine trasportatori e macchine multifunzione sempre cingolati. Qui vediamo alcuni modelli della nostra gamma, per esempio un atomizzatore montato su un M8.3 Plus, macchina multifunzione più piccola, e la macchina 12.3 Plus, la macchina multifunzione più versatile della gamma, con motore 21 cavalli. Per quanto riguarda la viticoltura, il nostro atomizzatore può essere molto, molto adatto per lavoro tra i filari stretti per l'applicazione del prodotto fitosanitario. Inoltre, la macchina multifunzione permette, con l'aggancio rapido brevettato di Merlo, di mettere altre attrezzature, tra cui cassoncino agricolo, cassone Dümper. Qui vediamo anche il nostro esclusivo prodotto, il braccio telescopico Merlo, applicato sul cingo, che è molto versatile come attrezzatura anche per spostare il materiale anche nell'azienda agricola.